ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Fionerrix. Niente, no, stavo scherzando. Ciao Ferrix, vi saluto. Oggi parlo giovane perché sto parlando di un prodotto giovane. Ferrix, tu non sei giovane, ma fa niente. Cioè, più o meno l'età mia, ma quindi fa niente, non ti preoccupare. Ti sto dando il giovane, ti voglio bene. Ciao, addio. Oggi voglio parlarvi di Alcatel A5 LED. Si tratta di uno smartphone che è stato presentato al Mobile World Congress di Barcellona dell'anno scorso. Di quest'anno, non è dell'anno scorso, di quest'anno, quindi qualche mese fa. Adesso è disponibile sul mercato italiano e noi volevamo farvelo vedere perché è tamarrissimo e ci piace un sacco questa cover che si illumina d'immenso. Non ha nulla di speciale in realtà questo smartphone per quanto riguarda le caratteristiche tecniche. L'unica cosa che lo contraddistingue, infatti, ha un carattere aggressivo. Questo Alcatel A5 LED non è in realtà un vero e proprio mostro di potenza, infatti è uno smartphone che si posiziona sul mercato con un prezzo di 209 euro. Ciò che lo contraddistingue tantissimo rispetto agli altri smartphone, perché è il primo in commercio di questo genere, è la back cover tutta riempita di LED. Questi LED possono cambiare colore grazie a un'app preinstallata. Eccolo qui Alcatel A5 LED, andiamo subito a vedere l'applicazione Light Show, che è già preinstallata, scusate questo sfondo che non si vede niente, è già preinstallata all'interno dello smartphone. Innanzitutto abbiamo quattro menu, il primo è dedicato alla musica, infatti se voi riproducete. Grazie! Se riproducete della musica che avete all'interno dello smartphone, la cover si illuminerà in base alla canzone. Mettiamo una canzone a caso. Oh! Ecco, quindi diciamo che lo smartphone si illumina, la cover si illumina in base, vedete, in base al tipo di musica e al ritmo che la musica ha. In questo caso il nostro Ed Sheeran che tira un sacco di calci al... L'avete visto il... Vabbè, basta, ciao, tira un sacco di calci. Pausa! Pausa, dove si pausa la musica? Pausa, ok. Quindi se il primo è il menu della musica, il secondo abbiamo il menu, chiamiamolo, del gaming. Abbiamo nella parte in alto il Cheer Now, dovete gridare fortissimo per far aumentare, diciamo, il colore, ma fa niente, non ve lo farò provare, dobbiamo provarlo? Dobbiamo provarlo, sì. Perché dobbiamo provarlo? Vabbè. Allora, facciamo round 1. Bisogna ruotare la back cover mentre si grida. Bau 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 bau. Finito? Oh, ho 10 secondi per fare un altro suono. Ciuf 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 ciuf. Ciuf ciuf, miau 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 miau. Finito? Che fatica, va bene. Allora, innanzitutto ho vinto tutte cose e ho guadagnato 87,39 punti. Potete sfidare i vostri amici. Non sfido Erika perché sennò la faccio sfigurare dopo i bau e i ciuf che ho detto. Ho detto anche dei miau? Anche dei miau, ecco, sì. Ho detto anche dei miau. Quindi, vabbè, il gioco è bellissimo e mi sono divertita tantissimo. Abbiamo anche il Create Now, dove potete creare una melodia insieme a una colorazione. Vedete? Guardate, guardate che orchestra! In questo modo creo... Questa è la nota dolente. Va bene, ah no, ho sbagliato, adesso sto registrando. Posso salvarlo in questo modo e poi poterlo riesumare, cioè lo show 3, e innanzitutto ascoltarlo. Vi piace? Potete poi applicare questo capolavoro al Light Up Now oppure all'allarme o addirittura alle chiamate in corso. Quindi se volete metterlo a qualcuno che vi sta particolarmente antipatico, mettete questa come suoneria. Io metto un po' tutto, una volta che faccio apply
poi dovrebbe in qualche modo, scusate se vediamo se riesco, farlo comparire direttamente. Ah no, scusate, nel light. Ah, eccolo qua che compare. Quindi posso attivarlo e... Perché non va? Ah, eccolo, eccolo, vedete, vedete, guardate che bella. Che meraviglia che ho creato, va bene. Stavamo dicendo, ritornando ai nostri menu, menu gaming, il light up now fa sì che voi possiate illuminare lo smartphone in continuazione senza che ci suoni musica, senza che succeda niente. Quindi una volta che è su play, vedrete che lo smartphone, forse, che lo smartphone rimarrà sempre illuminato. Se volete cambiare il tipo di illuminazione, basterà scuoterlo, lui emetterà una piccola vibrazione e voi avrete capito che sta cambiando. Ciao Luigi, il cane dei vicini! Abbaia, va bene. Comunque questo è il light up now, quindi rimarrà sempre illuminato. Ovviamente consuma un po' più di batteria. L'ultima opzione troviamo quello delle notifiche, anzi no, scusate, c'è anche quello del color catcher, che in questo momento non so se riesco a far vedere, proviamo. Posso catturare i colori che ci circondano, ciao Erika, ciao Carlotta. Catturiamo i colori che ci circondano, lui riconosce il rosso, il marrone, va bene. Faccio una foto, lui troverà tutti gli sfondi che hanno più o meno quella colorazione. Ne scelgo uno, lo applico e cambio tema del telefono in base ai colori che trovo in natura. Trovo la natura, il mio divano in questo momento, ma fa niente. Infatti vedete come ho cambiato lo sfondo e tutto il tema. L'ultima cosa sono le notifiche. Posso scegliere di far illuminare diversi tipi di contatti che preferisco, con diversi tipi di illuminazione. Questo però fa sì che una volta che il telefono sia tenuto con la faccia in giù su un tavolo, potete riconoscere direttamente chi vi sta chiamando senza necessità di girare il telefono. Insomma, carino, simpatico, nulla di che per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, come vi dicevo prima, però sicuramente il fatto della cover che si autoillumina non è una brutta idea, insomma. Questo video termina qui, spero che vi sia piaciuto, così come spero vi sia piaciuta l'illuminazione tamarrissima di questo Alcatel A5 LED, che alla fine è un telefono per i più giovani e anche per quelli meno giovani ma con l'animo super tamarro. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate tantissimi like, tanti commenti, fateci sapere cosa ne pensate di questo Alcatel, se continua a illuminarsi, sì, di questo Alcatel A5 LED, ma soprattutto andate a vedere i video che vi consigliamo, perché siamo sicure che vi piaceranno tantissimo. Tanti baci e tanti abbracci a tutti, ci vediamo al prossimo video, ciao!